E salve a tutti signori, bentornati in un nuovissimo video con un'altra bella bella farm che faremo da soli oggi. Allora, come vedete mi sono già portato avanti, mi sono già fatto il sistema col carrellino che abbiamo già visto nella farm della scorsa volta, quindi non sto a ripetervelo che non serve assolutamente. Comunque mi raccomando, siamo sul server della Multicore. Vi ricordo a tutti di lasciare un like e iscriversi e di venire a giocare con noi se ne aveste voglia. È un server completamente gratuito. Allora, sistema di kart fatto. Come vedrete visto dal titolo, oggi facciamo una farm di canne da zucchero. Molto più semplici rispetto a zucche e meloni. Aspettate che per il momento uso come cesta d'appoggio queste qua per buttare via il ruscame che non mi serve. Allora, come sempre ci serviranno gli observer, ovviamente le canne da zucchero, gli hopper come al solito, le redstone torch non so esattamente perché le ho prese ma quasi sicuramente mi serviranno, quindi le tengo qui per sicurezza che non si sa mai, anzi probabilmente mi servirà dei sassi che non ho preso, li vado a recuperare immediatamente per i repeater, che anche quelli non li ho presi su. Comunque la farm di sugarcane è un po' più semplice perché adesso finisco di montare la questione e ve la faccio vedere. Mi raccomando ragazzi, tenere, vabbè, a parte sto muro qua che adesso lo faccio, tenere sempre di uno più in alto la questione. Allora ricordiamoci, le sugar cane stanno a questa altezza qua, ok? È importante ricordarselo. 16, ok, dobbiamo arrivare fin qui, non più avanti, perché come ben sapete la redstone viaggia solo ed esclusivamente per 16 blocchi. Io perché cavolo non ho preso su della terra, porca miseria, aspettate che mi è raccato un po' così, anche se c'ho silk touch, vado bene lo stesso. Quindi ci ho preso benissimo. Allora, importantissimo qui è piazzarci l'acqua e che non sbrodoli da altre parti, quindi si possono usare vari metodi. Un metodo 1.13 per esempio sarebbe quello di andare ad utilizzare delle scalette, anche perché in questo modo renderesti la farm più compatta ancora. Non è nel mio interesse, chi se ne frega, renderla ancora più compatta. Allora un attimo che devo finire di fare il muretto, ok, perfetto. Ovviamente sarà un pugno nell'occhio, come sempre vi ricordo che tutte le questioni tecnografiche le faranno gli altri membri della Multicore, non io perché di grafica ho poca voglia di affrontarla. Però vi faccio vedere alcune farm molto semplici che in una vanilla ci stanno molto molto bene. Allora, voilà, questa è fatta, adesso vado dall'altra parte e faccio la stessa medesima cosa, solo che devo ancora fare il muretto. Mi raccomando, molta attenzione all'acqua perché può rompervi le rail, e sappiamo benissimo che le rail sono una palla da craftare, dato che se non sbaglio in questa versione non c'è più il modo di farmarle automaticamente con i glitch e i bug brutti della vanilla che tutti conosciamo. Ok, una volta creata acqua infinita procediamo con non con le canne da zucchero, perché bisogna completare la parte centrale e non ho abbastanza cobblestone, quindi t/shop, ho scritto tutto tranne che shop, e la slash ragazzi miei, shop, sì, ho lanciato qualcosa, ma perché in questo server mi piove sempre shop? Allora, primo sole, secondo giorno, perfetto, ora siamo a cavallo. Poi mi sono dimenticato di comprare shop. Fanculo. Non si può dire. Ah, ma aspetta, c'è anche la stone. Grazie. Perfetto. Ora ho un po' di cobblestone. Le comodità del server. Mi ci potrei abituare. Sì, sì, sì. Allora, lo riempiamo, perché è molto importante riempirlo, anche se non sembra. Però io preferisco riempire tutto, perché così è molto più carino assai. Allora, l'acqua si potrebbe mettere anche qui dentro sotto forma di plenilunio, no? Di questioni. L'acqua si potrebbe mettere anche qui dentro utilizzando le scalette o le slab, perché ti permettono di evitare che cada giù. E diciamo che risparmi un po' di posto, ma dato che io di posto ce n'ho un sacco, faccio così. Allora, bisogna mettere due livelli di cobblestone qua, perché in questo caso i pistoni saranno al secondo livello.
e mi sta venendo un dubbio che in realtà io sia obbligato ad utilizzare. Un'altra cosa importantissima è chiudere con un muretto qua, perché così le sugar cane non vanno a farsi i fatti loro, ma vanno esattamente dove vogliamo noi, senza sbagliare magari la posizione dei blocchi. Sarebbe molto più opportuno. Allora, secondo blocco noi cobblestone. Adesso pian piano copriamo tutto. Potrebbe metterci del vetro, ma non mi interessa, quindi niente vetro. Io e l'estetica non andiamo d'accordo, quindi cioè andavamo d'accordo, poi abbiamo smesso di andare d'accordo perché non c'ho più voglia di pensare all'estetica e quindi non lo faccio più. E tam, eccoci qua. Piazziamo subito i pistroni che in questo giro vanno al secondo blocco. Ah, è vero, chiudiamo anche lì sotto perché cioè il carretto in realtà ci passa, quindi chi se ne frega, tanto il carretto ci passa. Ed ecco qua, ultimo pistone messo, rifaccio un buco per uscire e dopo dobbiamo fare un altro piccolo sistema, però questo giro è più semplice dell'altra volta. Perché? Perché utilizziamo gli observer, questi, al terzo blocco. Cioè non è più necessario come prima metterli allo stesso blocco perché la sugar cane cresce di 3. Quindi noi lo mettiamo in un blocco intermedio. Facciamo ok, aspetti, no, non così, grazie. Questo va di qua, eccolo, e questo va di qua. Perfetto, lo metto sui primi due. E allora, in realtà ne basta uno per tutti, però io preferisco mettergliene di più. Perché? Perché magari hai tutte le sugar cane cresciute tranne quella che ti serve per far partire il meccanismo. Quindi preferisco di gran lunga utilizzare questo metodo. Quindi 1, 2, 3. E così dovrebbero energizzare i blocchi sotto. E appelissimo. Adesso vediamo se ci ho preso e fa quello che deve. Perfetto, fa quello che deve fare. Come avete visto, appena la sugar canna cresce a sufficienza, il meccanismo parte. Quindi adesso io le piazzo. Posso piazzarle perché lì sotto c'è dell'acqua che non si va in giro a farsi gli affari suoi. Ma salve signor zombie, non serviva. Adesso le piazziamo tutte. Ovviamente io non sono stato a prenderne abbastanza, oppure le ho trasformate in carta per farci altro. E quindi non ne ha. Ok, allora, ora in maniera più brutta possibile adesso scenderò di qualche blocchetto per andare a fare la cosa dell'altra volta, cioè energizzare esattamente il blocco che... No, sbagliai, ma chi se ne frega, posso togliere, mi ridi, grazie. Posso togliere e fando quello che mi parando. E vabbè, scendo ancora e così va bene. Mi manca un repeater che adesso mi faccio al volo, grazie. Buongiorno, cosa desidera? Tutto a posto? La vedo on fire oggi, tutto a posto? No, stava poco bene. Quindi lo mettiamo qua, allunghiamo un pochetto il segnale perché non ve l'ho detto, ma ho dovuto fare delle modifiche a questa farm qua. E le modifiche in questione sono: questo repeater l'ho dovuto allungare di uno, si può allungare anche un po' di più, non è un problema, perché altrimenti il segnale non era abbastanza lungo da farlo arrivare là, arrivava lì, e quindi ho allungato. Comunque, insomma, ho dovuto aggiungere sì un blocco di redstone e aggiungere questo qui che me ne ero dimenticato. Però, insomma, non è un grosso problema. No, c'è uno scheletro. Al primo livello questo qua non dà un segnale abbastanza lungo per riuscire a far partire il ragazzotto. Allora, lei deve piantarla di sbragare i cosiddetti, perché sta iniziando a darmi parecchio fastidio. Grazie. Ora, si è attaccato il frigo e io devo portare il segnale giù di qua. Perfetto, così dovrebbe funzionare. C'è già una sugar cane pronta per me? Per piacere dimmi di sì, perché altrimenti provo del fastidio. Non c'è, benissimo, quindi i buoni vecchi metodi. Perfetto. Ok.
l'è partito, le sta andando, vediamo se le sta tornando, perché è la cosa fondamentale è che torni. Bravissimo, perfetto, lui raccoglierà tutto quello che nasce qui dentro, cresce e muore qui. Altra cosa molto importante, io aggiungerò un terzo livellozzo qui di cobblestone per onde evitare delle sugar canne scappino. Ora, con molta calma, io non chiuderò la farm semplicemente per il motivo che devo finire di metterci le sugar canne, che tra l'altro con questa impostazione non posso... Vabbè, qui posso anche non metterle, perché devo riempire di sugar canne la questione questioneggiante. E aspetterò che farmino le prime, altrimenti niente. E boh, si aspetta che farmino. Ok, signori e signori, sono cresciute 2-3 sugar cannucce e io vorrei vedere insieme a voi se il sistemino funziona. Quindi, tac. Perfetto, si sono rotte, adesso il nostro Carlino farà il suo percorso e vedremo alla fine di questo percorso se ci arriva il maltoltone oppure no. Oh, dai Cart, dai Carlino, dat una mossa. No, la torcia, mangia, mangia. Sei tornato? È tornato, raga, vediamo. Sì, c'è anche il pezzetto di legno che ho sfruttato per partire, ma 5 pezzi di canna da zucchero che mi servono perché devo rimpolpare la farm. Comunque, un secondo che chiudo la farm. Fuck. Dura l'avventura, dura, perché mi sa che il segnale non arriva fin là. Beh, è l'unico motivo per cui quella sugar canna dovrebbe essere ancora in vita. È anche questa. Sì. Dura questa questione qua. Quindi, come risolvere il problema? Beh, in realtà è molto semplice. Cioè, basta spostare il ragazzotto, questo, di un blocco. Sì, così. Perfetto, bravissimi. Vedete che l'avete capita. Allora, vediamo al volo. Perfetto, chiappa la questione. Aspetti che mi recchiappo pure la... grazie. Perché così con le sugar canne sei e su te, e su te, su te, su me, su tanta gente. Ma perché sono rincoglionito? Ma lo vedete che sono... non è questo blocco, è questo blocco. Scusate, lei mi ridì, ecco, mi ridì il maltottone, rompiamo la questione, gli ripiazziamo il ragazzo, togliamo questo, rompiamo quest'altro ragazzo, te ti rompo, ti cavo dal di lì, mi prendo un pezzettino di resto, vedete che c'era un pezzettino di resto che non aveva piazzato, era lui, perfetto, bah, si può accorciare. E ora va bene, rimettiamo la questione, mi sembrava di aver fatto una cagata, cioè, oppure si può mettere un hopper che punta in là, nell'altro hopper, e va bene lo stesso. Oh, ma allora più facile assai. E questa rail, niente, me la tengo perché ho altre sugar cannucce in più. Le sugar cannucce, mi piace come no, le sugar cannucce. Fuck, una me ne manca, davvero una sola? Dimmi che ne è cresciuta una, perfetto. Farm completa, fatto. Perfetto, chiudiamo le questionaggini, andiamo sulla sugar box. Spero che l'episodio vi sia piaciuto, mi raccomando, like, commentino, condivisione. Io vi aspetto ad un prossimo appuntamento per un'altra, spero, bella farm con voi. Detto questo, mi raccomando, passate dalla Multicore. Ciao a tutti.